Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video. Allora, nonostante il mio tono di voce abbastanza allegro, non ho notizie piacevoli da darvi. Perché? Perché purtroppo, come forse qualcuno di voi ha già detto nel mio bollettino che ho pubblicato sulla mia bacheca di YouTube, ho avuto dei problemi seri con Tombi, con i gameplay di Tombi. Praticamente quando sono andato per caricare il salvataggio per andare avanti un po' nel gameplay, c'era anche Carlotta con me, quindi lo può confermare anche lei. Diciamo che non so, c'è stato un errore irreparabile del file di salvataggio, non mi fa più caricare il gioco, e non vi lascio immaginare le bestemmie tirate e niente, quindi non posso caricare più il file di salvataggio. Le alternative sono due: o lo ricomincio da capo e arrivo di nuovo fino a quel punto, o lo sospendo. Io non è che ho questo dubbio, ho già scelto, lo sospendo perché mi ha rotto le scatole. Cioè, io mi stavo divertendo a fare questo gameplay, per carità, perché commentare poi con Carlotta è qualcosa di meraviglioso, però probabilmente è già nato sotto cattivi auspici questo gameplay, perché se già lei non riusciva a emularlo, a farlo, io ho già avuto problemi perché all'inizio non riuscivamo a condividere lo schermo su Skype, ci abbiamo messo un casino per riuscire a regolare il tutto. Adesso succede questo, probabilmente, diciamo, è un segno divino del fatto che questo gameplay non andava fatto, quindi mi scuso per il fatto che lo devo sospendere, però insomma, cercate di prenderla così. Mi immagino già i commenti di gente che arriverà: però così non si fa, se dici una cosa la devi finire, fate pure. Io immagino già i commenti provocatori, ma siccome io non ho tutta questa pazienza in questo periodo e non ho tante altre cose più importanti a cui pensare, se ritenete opportuno provocare, fate quello che volete, io lascerò passare tutto per una volta tanto, quindi date libero sfogo alla vostra fantasia. E quindi niente, chiedo scusa a nomi di tutti e due, anche Carlotta mi ha detto, mi raccomando, dillo anche da parte mia, chiede scusa anche lei, però insomma, voglio dire, non è una cosa di vita o di morte, si va avanti nella vita, e quindi siamo tranquilli tutti quanti. Poi, visto che il video è di 2 minuti in questo momento ed è un po' corto, diciamo un po' di cose a caso. Allora, questo qui sarà l'ultimo video in cui avrò i capelli lunghi, perché mi sono rotto le palle di questa zavorra in testa, quindi domani andrò a rasare completamente, no, no, non completamente, però andrò a dare un bel taglio nero. Poi, progetti futuri, di sicuro mi prenderò una bella vacanza dei gameplay, perché questa brutta esperienza mi ha fatto veramente, non lo so, mi ha stufato in poche parole, quindi per un po' non farò gameplay, e quindi ne passerà di nuovo un bel po' di tempo prima che ne farò uno, magari gameplay sì, magari farò qualche canzone di Guitar Hero così buttata dentro, perché tanto ci metto poco a farlo, quello sì. Però gameplay veri e propri aspetterò un po'. Senz'altro farò delle recensioni, perché dopo l'ultimo di Mass Effect 2 mi sono di nuovo preso un po' bene, mi ha di nuovo attirato un po' sta cosa, quindi le farò, però mi sono reso conto che come l'ho fatto io l'ultima volta, in effetti è un po' noiosa, perché essendo lunga e senza contenuti tipo immagini, video, queste cose qua diventare un po' difficile da seguire, me ne rendo conto anch'io, anche se come avevo detto quello che importa sono i contenuti, verissimo. Però anche l'occhio vuole la sua parte tante volte, quindi insomma cercherò di trovare un giusto compromesso, insomma cercherò di renderlo un po' più vivaci. E poi mi hanno chiesto in tanti se farò video tipo top o flop 10. A me piacerebbe, non lo nego, però lo stanno facendo in tantissimi questo tipo di video, tanti potrebbero anche evitare per le vaccate che dicono e non faccio nomi per evitare, però insomma mi sembra veramente che si tende un po' tutti troppo a copiare Fahrenheit, e questa cosa mi dà veramente fastidio, perché insomma, ognuno deve cercare di avere il proprio stile senza cercare per forza di osannare qualcuno più bravo di lui. Quindi questo tipo di video mi piacerebbe farlo, ma non so se lo farò, dipende da quante richieste avrò e vedremo poi, adesso non so niente di certo. Poi, altri progetti, ho un progetto delle cover. Però sto valutando bene, perché adesso ne ho una da fare con The Box in the Box, stiamo già finendo di registrare, questa la farò ancora, la metterò su YouTube. Poi ho in cantiere delle cover strumentali di Satriani con un ragazzo che mi pare si chiami Marco del Guitarist 95, non vorrei dire una cavolata, comunque vi metterò poi il link qua sotto, che è un ragazzo piuttosto bravo, devo dire. Però stavo pensando che siccome ultimamente stanno chiudendo un sacco di canali su YouTube legati al copyright, vorrei evitare di cercarmi rogne, perché non vorrei mai mi chiudessero il canale proprio adesso che insomma comincio a trarne qualche soddisfazione. Quindi mi sono aperto pochi giorni fa MySpace, è totalmente vuoto ovviamente, non ho ancora messo niente,
però è probabile che le cover che farò da qui in avanti, dopo quella che devo fare con Enrico, probabilmente le caricherò lì, così mi evito problemi sul canale, perché non vorrei mai trovarmi una sorpresa in qualche mattina di queste. E quindi tra l'altro colgo l'occasione per invitare, se c'è qualche musicista che vuole suonare con me qualche cover, io sono ben disposto. Diciamo che per evitare questa cosa del copyright basterebbe trovare un elemento per ogni strumento, quindi da evitare, in modo da evitare di mettere la canzone originale come sottofondo, quindi questo dovrebbe bastare per evitare il copyright. In questo momento siamo membri un po' così spaiati, se ci fossero un membro per ogni strumento si potrebbe fare anche su YouTube questa cosa. Comunque, questo è. E poi niente, potrei fare un po' di pubblicità, tanto facciamo anche qua l'angolo del marchettone, anche qua, e vai. Allora, volevo sponsorizzare due canali che sono strettamente legati ai miei gameplay, perché sono due tra gli utenti, diciamo, fedelissimi dei miei gameplay, dei miei video in generale, che mi commentano sempre con grande affetto, e soprattutto dai loro commenti capisco che i miei video li guardano fino alla fine, perché tante volte mi arrivano dei commenti di persone che, diciamo, mi fanno un commento sui primi 10 secondi di video e poi sparano una puttanata e fanno intendere che il video non l'hanno visto tutto, quindi mi fa piacere che queste due persone mi seguano sempre con affetto. Queste due persone sono Bossete e Mr. Geofial, che sono due canali che sponsorizzo sia per i contenuti, perché comunque sono due canali che secondo me meritano, ma soprattutto per le persone, perché ho avuto modo di parlare in privato con questi due ragazzi. Sono due persone veramente a modo ed è difficile trovarli su YouTube, persone così, e quindi le sponsorizzo soprattutto per le persone belle e fidate che sono. Quindi questi due canali, e poi volevo consigliarvi il canale di DJ Laura B, che sarebbe la mia carissima amica Laura. Ve lo voglio sponsorizzare al di là che è una cosa un po' atipica, perché diciamo che quasi tutte le sponsorizzazioni che vedo io nei canali sono tutti o ricambio di favori, cioè io sponsorizzo te, tu sponsorizzi me, oppure perché è tutto legato, io parlo di videogiochi e loro sponsorizzo un canale che parla di videogiochi, quasi tutto così funziona. Quindi voglio sponsorizzare un canale un po' diverso. Questa ragazza è una DJ, fa programmi alla radio, è molto brava secondo me, e poi insomma è una persona che ultimamente sto sentendo molto, sta diventando piuttosto importante per me, quindi volevo farvela conoscere, volevo sponsorizzare il suo canale. Insomma, se vi piace la musica, questo tipo di musica, andate a dare un'occhiata, perché secondo me è molto talentuosa, nonostante io sia abbastanza un profano del genere, questo è abbastanza evidente. Comunque andate a vedere anche il suo canale. E poi, ultima cosa, posso non sponsorizzarvi il sito Dream Gamers? Ovviamente no, lo devo fare, anche perché sennò Andrea mi mena. E quindi ve lo sponsorizzo, andate a dare un'occhiata. Io probabilmente in questi mesi darò molta più importanza a questo sito che non al canale. Ovviamente continuerò a mettere video, non dico che lo trascurerò, però a me piace, in linea di massima piace molto più scrivere che leggere, che sì, che leggere, buonanotte, molto più scrivere che parlare, sono diventato deficiente. E niente, quindi darò molta importanza a questo sito, perché ci credo molto in questo progetto. Spero che cresca, spero che ci aiuterete a crescere, magari venendo a vedere i vari articoli, a commentare, insomma, fate un po' voi. E soprattutto c'è un altro progetto che sta nascendo, questo sempre per la mente geniale, tra virgolette, tante virgolette, di Andrea, ovvero la web radio di Dream Gamer. E questo è, insomma, a me piace, devo dire, abbiamo provato un pochino, devo dire che è un progetto che non mi dispiace, però insomma bisogna vedere un po' come potrà venire fuori. Abbiamo trovato un sito che ci permette di trasmettere gratuitamente con inserimento di un sacco di pubblicità, tra l'altro, ovviamente, però insomma sembra che stia venendo decentemente. Appena verrà fuori qualcosa di un po' sensato, posterò il link su Facebook o farò un video apposta, quindi insomma vi terremo aggiornati. Quindi niente, questo video finisce qui, mi scuso ancora per i tombi, però purtroppo questa è la realtà dei fatti, quindi bisogna prenderla un po' così come viene. Adesso il prossimo video probabilmente sarà una recensione, se avete delle richieste particolari voi fatemi sapere, se no io vedrò un po' in base a quello che ho così in casa, improvviserò. Quindi niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!